La festa di San Carlo quest'anno a Gandellino si è arricchita di un momento particolare. Direi di sì, un momento veramente molto bello. La famiglia Fornoni, la stessa famiglia che ha dato in comodato d'uso una parte del suo terreno in località Spiazzi dell'Acqua, dove praticamente c'è la struttura fatta dagli alpini e mantenuta dagli alpini che serve per tutte le feste e serve anche a chi passa di lì per mettersi al riparo e anche dove c'è un piccolo barbecue che ciascuno può utilizzare per quello che lo lascia pulito, si è arricchita di una scultura in legno molto bella che rappresenta un boscaiolo che con la sua accetta si appresta ad andare a lavorare nel bosco. La Valle Sedonia dall'Ottocento è stata una fonte di risorsa per la gente del posto. Io stessa ricordo di aver sentito i miei nonni che andavano lì a fare il carbone, tagliavano la legna e poi preparavano il poiat e facevano il carbone e poi veniva venduto, veniva portato a Ponte Selva dall'unico autocarro che c'era sul territorio, che lo portava a Ponte Selva e veniva caricato poi sulla ferrovia che partiva da Ponte Selva e in questo modo la nostra gente viveva. Il ricordare quell'aspetto della nostra società, del nostro paese, della nostra cultura, attraverso una scultura di questo tipo, credo che sia stato un pensiero bellissimo e mi sono sentita veramente in dovere di ringraziare non una volta sola questa famiglia, perché vuol dire ricordare una parte del nostro passato che ha permesso alla gente di continuare a vivere su questo territorio.